Martedì 27 ottobre, ben ritrovati cari amici di Filo Diretto, anche oggi mezz'ora insieme a voi, 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono per parlare con noi di tanti fatti, soprattutto di cronaca. Allora, innanzitutto vi devo dire che è stato riaperto il traffico dell'autostrada nei pressi di Vignole Borbera, interessato questa mattina da un incidente stradale. Un camion che trasportava sale industriale ha preso fuoco, ci sono state lunghe code ovviamente per poter permettere ai mezzi di soccorso di liberare la carreggiata, e c'è anche una polemica da parte del sindaco Carbone di Serravalle Scrivia, in quanto il traffico è stato fatto transitare sull'abitato del piccolo centro del Novese, tanti camion che hanno sfilato per riuscire a raggiungere i luoghi prefissati. E vi dicevo, il sindaco Carbone che è stanco, esasperato da questo fatto, nel senso che giustamente non vuole più che il traffico pesante transiti nel suo paese. Ne parleremo poi nel corso del telegiornale. Intanto c'è una telefonata, pronto, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Antonio. Buongiorno. Io volevo parlare tutta un'altra cosa, volevo soltanto dire, ma in questo paese le leggi devono essere rispettate solo dai cittadini o devono essere rispettate da tutte quante? Mi ha riferimento a cosa? Qualunque che sia l'autorità. La Corte Costituzionale l'altra volta ha detto, riguardando sulle pensioni, la rivalutazione sulle pensioni, che non si può far cassa sui pensionati. Oggi nella finanziaria Renzi presenta un'altra volta che vuole bloccare la rivalutazione delle pensioni fino al 2018. Ma allora non l'ho capito, ma i cittadini sono proprio dei fessi, cioè possiamo fare casse sui cittadini, ma perché non andiamo a fare casse su quella signora della NAS che si è fregata alla nave dei soldi? Su chi che c'ha i vitalizi, chi che prende pensione da favole, chi che non ha versato nessun contributo e prendono le pensioni? Ma gli operai, le persone che hanno versato 40 anni di contributi, non devono toccarli, perché loro sono soldi loro, grazie signora. Allora se questo è un paese, cioè, chiunque può bloccare l'indicizzazione, ma allora scusate, ma che razza di legge è questa? Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno. Prego. Buongiorno, abbiamo preso anche oggi il suo sfogo e tanti probabilmente ne seguiranno nel corso di questa mezz'ora insieme. Beh, insomma, sicuramente sembra che sia un governo che insomma navighi un po' a vista, un giorno dice una cosa, il giorno dopo smentisce, come ad esempio per quanto riguarda il canone della RAI, no? Il giorno prima era stato detto che sarebbe stato rateizzato in bollette da 10 euro ciascuna il canone RAI, il giorno dopo invece è stato deciso di far pagare i 100 erotti euro tutti in una volta, per cui insomma ci sembra che ci sia un po' di confusione in alcune argomentazioni governative. Dunque, tanto che aspettiamo altre telefonate, vi ho detto del traffico lungo l'autostrada, non so se c'è una telefonata, sì, pronto? No, scusate, avevo sentito un falso allarme, ok, grazie. Vi dicevo che è stata riaperta l'autostrada per chi deve andare a Milano, deve prendere la Serravalle Milano. Altra notizia di cui vi vorrei parlare sono i due argomenti di oggi per i cittadini di Alessandria. Vorrei parlare della sparatoria che c'è stata l'altra notte, nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere Cristo di Alessandria. Per chi non lo sapesse, è stato preso di mira un bar, sono stati esplosi dei colpi, sembra di una mitraglietta su questo bar di via Norberto Rosa, 26 colpi in tutto. Sembra che l'autore viaggiasse su un'auto scura che poi si è spostata anche nelle vie adiacenti, in via Martiri della Benedicta, dove è stata presa di mira
il muro di un'abitazione, sono stati frantumati i vetri, un proiettile è entrato addirittura all'interno dell'appartamento e poi poco più in là sono stati esplosi altri colpi ad altezza Duomo, pare contro delle auto in sosta. E c'è paura ovviamente nel quartiere alessandrino, ci si chiede come mai è successo un fatto di cronaca che poteva avere dei risvolti ben più gravi, per fortuna non ci sono stati feriti, sta indagando la polizia, per cui insomma speriamo che presto venga assicurato alla giustizia l'autore di questo episodio. Quindi questa è una domanda, magari se c'è qualcuno che abita nel quartiere Cristo di Alessandria e vuole intervenire, noi siamo qua. L'altro argomento di cui vi vorrei parlare oggi invece è il caso della carne, l'allarme lanciato dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nuovamente punta il dito contro alcune carni rosse, contro gli insaccati, contro i würstel. Sembra che ogni tanto si scopra l'acqua calda, i macellai sono ovviamente preoccupati, anche perché insomma, la notizia sta facendo il giro del mondo. Oggi in tutte le prime pagine dei giornali compariva proprio questa notizia. Allora abbiamo sentito alcuni macellai e li vedrete poi e li sentirete nel corso del nostro telegiornale per capire se è vero che la carne rossa fa male oppure no, e sentirete anche i macellai che difendono ovviamente il loro prodotto, soprattutto quelli che vendono carni certificate piemontese di cui si conosce molto bene la tracciabilità, e che puntano il dito anche sulle verdure, in quanto non sappiamo bene in effetti che cosa portiamo a tavola tutti i giorni, no? Sappiamo che ci sono prodotti biologici, che anche di questi insomma non ne conosciamo molto la tracciabilità, nonostante le etichette varie che vengono imposte sui prodotti, però comunque sia sappiamo molto bene che abbiamo delle fragole grosse come dei meloni a dicembre, che abbiamo praticamente le angurie tutto l'anno, l'ananas tutto l'anno e così via discorrendo, rispetto a certi ortaggi e a certa frutta che insomma noi sapevamo molto bene che in determinati periodi dell'anno non erano proprio coltivabili. E allora vorremmo capire, vorremmo anche sentire da voi che cosa ne pensate di questo allarme sulla carne rossa, che probabilmente nasconde dietro qualcosa, perché al di là del fatto che se n'era già parlato, era un allarme che vi ricordate tantissimi anni fa, forse negli anni 70, quando aveva fortemente impressionato il fatto che la carne si restringeva quando veniva cucinata, no? La classica bistecca di carne che veniva messa sulla padella a cuocere e da grande così si restringeva e diventava piccola così. Allora c'era stato forse il primo allarme per quanto riguarda la carne, perché allora avevamo iniziato a capire che agli animali veniva dato a mangiare un qualcosa che forse tanto sano non lo era, visto e considerato che c'era questo restringimento della carne. Poi da lì ovviamente andando avanti, non sento telefonate, 0131 23 10 92 se c'è qualcuno dall'altra parte. Ovviamente io come sempre introduco alcuni argomenti, ma potete telefonare anche per parlare di tutto quello che vi viene in mente, di quello che avete letto, di qualche notizia che vi sta a cuore, che vi ha colpito, che vi ha fatto arrabbiare, oppure che volete così condividere con noi. Quindi aspettiamo le vostre chiamate. E vi dicevo che poi dagli anni 70 a oggi ovviamente c'è stata un'escalation di notizie riguardo a ciò che noi mangiamo, e c'è da dire che se ci fermiamo un attimo e analizziamo quello che abbiamo nel piatto, io sfido chiunque a poter dire sì, io so che cosa sto mangiando. Pronto, buongiorno. Buongiorno. A proposito di questo argomento che state trattando, sì, io invece vorrei dire un'altra cosa. Io vado spesso in una macelleria del centro
E al di là del discorso carne... Scusi, sta parlando di Alessandria, lei, sì, di Alessandria, Alessandria, ok. Sì. Al di là del discorso carne, c'è questa pessima abitudine di servire il cliente, a parte il fatto che non hanno più questi famosi cappellini che una volta si era proposto, dovevano tenere i cappellini e tutto, la pessima abitudine di servire il cliente e poi recarsi alla cassa e toccare i soldi e far pagare direttamente, senza mai vedere un macellaio che si lavi le mani. Guardi, è una cosa veramente indecente, perché chi è addetto alla cassa deve toccare i soldi, benissimo, però perché poi trattare, non so, tagliare le cotolette oppure tritare la carne sempre con le stesse mani che non hanno visto un goccio d'acqua? E poi, altra cosa, non lo so se è legge o quantomeno, però io vorrei sapere di o meno leggere sul banco la provenienza dell'animale, il pezzo, da dove arriva. Certo. Non c'è nessuna macelleria in Alessandria che faccia questo. È veramente, vedete delle cose, cioè l'igiene non esiste. L'igiene nelle macellerie belle, luminose, tutto quello che volete, però le cose principalmente utili all'igiene non esistono. Grazie, la ringrazio. Grazie, grazie buongiorno. A lei, grazie e buongiorno. Buongiorno. È un argomento molto interessante quello che ha introdotto la nostra telespettatrice, ovviamente non siamo contro i piccoli negozi, il piccolo commercio che anzi ha bisogno di essere aiutato e incentivato soprattutto in questa epoca di grandi centri commerciali. Però la nostra telespettatrice ha detto una verità, perché capita molto spesso, ora lei chiamava d'Alessandria, ma è una cattiva abitudine un po' di tutti i centri italiani, quello il problema di cui ci stava parlando prima, ed è una realtà che si può traslare anche su altri generi, anche chi vende frutta e verdura nei piccoli negozi. Vi posso parlare di Torino, di Milano, di Roma, di Napoli, come del resto d'Italia, c'è questa tendenza di servire le persone e poi di toccare i soldi e di servire il cliente dopo senza essersi lavati le mani, e questo non va bene, di certo non aiuta il piccolo commercio, così come invece ha bisogno di essere aiutato. E l'altra cosa di cui ci parlava la nostra telespettatrice, quello di avere delle indicazioni sulla provenienza della carne, beh, in effetti ci sono dei macellai anche qui ad Alessandria che espongono i cartellini di provenienza, sicuramente i più non mettono assolutamente niente se non il prezzo del prodotto. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Angelo Danichelino. Buongiorno. Signora Chetti, sta bene, sì? Sto bene, grazie, lei tutto bene? Beh, quello è l'importante. Signora Chetti, due cose. Prima, sul nostro carissimo Papa Bergoglio. Sì. Chi ha inventato quella cosa lì è stato proprio... Cioè, io lo espellerei da giornalista. Perché come si fa a mettere in giro una voce che il nostro carissimo Papa sta male? Cioè, una cosa che io proprio... Mi vergogno di essere italiano. Seconda cosa, adesso si sta parlando quell'anziano che ha sparato per difesa in casa propria. Sì. Allora, io mi vesto da ladro, io vado in casa di uno, vengo beccato, ma io che sono andato, già a prescindere dal fatto che sono andato in casa di un altro, dovrei essere arrestato e buttato via la chiave. Invece purtroppo in Italia succede che i ladri entrano a casa di qualcuno, fanno i danni, rubano, fanno quello che devono fare, ammazzano anche le persone e poi qualche avvocatuccio lo tira fuori. Per me non è giusto. Ci vuole veramente qualcosa che regoli la sicurezza di tutti noi. Buona giornata, signora Chetti. Grazie, grazie, buona giornata anche a lei.
Beh, per quanto riguarda questo caso che ha fatto parlare veramente tutta Italia di questa sparatoria che c'è stata contro il ladro o contro chi voleva rubare, ci sono delle indagini in corso che sono molto interessanti perché è importante la traiettoria del proiettile che ha ucciso il ladro per capire la dinamica dei fatti. E non si sa neanche ancora, non è ancora stato stabilito il luogo del delitto, quindi la Saint Cream, non si sa molto bene ancora se è stato ucciso, dove è stato trovato oppure se è stato trascinato lungo le scale, quindi insomma sarà sicuramente interessante capire l'evolversi delle indagini per farsi un'idea certa e capire se realmente c'è la legittima difesa oppure no. Quindi fino a quel momento non mi sento di pronunciarmi. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Io volevo dire una cosa. Con tutti i controlli che ci sono in Italia, mi pare che in Italia, se fosse prodotto italiano, mangeremmo abbastanza sicuri. Bisognerebbe di nuovo mettere le frontiere, che si sappia i camion quando arrivano dall'estero da dove arrivano e cosa trasportano. Fin quando non metteremo di nuovo le frontiere, noi avremo questi problemi qua, perché arriva dalle carne da dei paesi dove le hanno fatto qualunque cosa e noi non sappiamo né dove va né chi la mangia, ma in genere la mangiamo noi. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno, buongiorno. È ovvio che ci sono dei macellai o comunque degli esercizi pubblici che comprano prodotti extraeuropei o fuori dall'Italia. Perché? Perché evidentemente la merce costa meno anche farla trasportare. E allora vedete che comunque, come sempre, no? Tutte le volte che c'è un problema poi si vede il vortice nel quale rientra questo problema. Allora bisognerebbe chiedere agli allevatori di far pagare un pochino meno la carne, ma anche gli allevatori a loro volta si preoccupano di tutta la filiera che c'è a loro carico e quindi quello che loro guadagnano a pezzo è molto poco, quindi il costo del lavoro è molto più alto rispetto all'estero, quindi non possono abbassare i prezzi e alla fine ci siamo sempre noi come bersagli. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Katie, buongiorno. Mi sente bene? Sì, sì, benissimo. Allora, senta, mi riferisco a quel pensionato che si è difeso, sì, perché qualcuno è andato in casa sua senza essere invitato, perché se invito una persona so chi è, la persona chi è. Quindi si fa presto a giudicare. A me arriva un infarto, premetto. Detto questo, volevo dire un'altra cosa. Abbiamo tante leggi, ma tante purtroppo non funzionano bene, perché dico, se questi, adesso non so se questo fosse extracomunitario, abbiamo le carceri che sono stracolme di persone, poi diciamo che li mettono dentro, li tirano fuori, ma anche perché non ci stanno più. Allora io dico, se questi extracomunitari vengono in Italia per delinquere, dovrebbero espiare la loro pena nei loro paesi. Così noi ci teniamo i nostri e li teniamo dentro. E nei loro, visto che dicono sempre che noi italiani siamo molto buoni, molto generosi e che tanto siamo fatti così, siamo buoni. Ecco, volevo dire questo mio pensiero. Svoltiamo le nostre carte, facciamo in modo che ci siano i nostri, così stanno dentro e loro vanno nei loro paesi. Grazie signora Ketty. Grazie a lei, grazie, ci mancherebbe, buongiorno. A proposito delle carceri, è qualcosa che tutte le volte che sento la notizia che viene toccato l'argomento dai media mi viene in mente. Si parla delle carceri che sono oggettivamente straffollate con i carcerati che vivono in condizioni al limite proprio dell'essere umano. Ci sono questi decreti svuota carceri ogni tanto che ovviamente gettano nello sconforto il cittadino onesto. Per contro però io penso a tutti i carceri che ci sono sparsi per l'Italia,
a questi mostri nel deserto, che sono stati costruiti a suon di milioni di vecchie lire e che sono totalmente inutilizzati. Sono lasciati lì, alcuni erano pronti per essere aperti con tutto quello che ci doveva essere, con tutte le autorizzazioni, non sono mai stati aperti, molti sono stati inaugurati magari da politici prossimi alle elezioni e poi sono rimasti lì. Non ho detto cattedrali nel deserto apposta, mostri nel deserto mi sembra che sia la dicitura più corretta. E allora così, noi che siamo così ignoranti, che siamo gli ultimi delle file, ci chiediamo come mai queste strutture che sono costati denari pubblici non sono state aperte e come mai le carceri sono così tanto affollate. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Chetti, buongiorno. Mi chiamo D'Alessandria. Volevo dire una cosa, se la dovessimo anche finire con questa favola che tutti i prodotti italiani sono certificati, cioè tutti gli scandali maggiori sono venuti fuori in Italia, dalle mozzarelle al vino, alle carni, a tutto, no? Perciò i prodotti italiani sono per gli altri. Non penso che in Francia, in Spagna muoiono tutti per il mangiare, noi invece siamo i migliori. È come quella signora che diceva che il macellaio gli dà resta. Ma d'estate la gente si ammazza andare nelle sagre a mangiare. Ha già provato andare con occhio, diciamo, un po' critico a seguire le cucine di queste sagre? Eppure c'è la gente così, altrimenti dovremmo vivere in una campana di vetro. Io ho avuto dei locali pubblici, dovevo tenere il cappellino in testa, poi si fermava il camion del lagno dove gli addetti svuotavano il bidone, finito, venivano dentro, appoggiavano le mani sul banco, ma bravo, e prendevano il caffè, quello che è, perciò inutile che io avevo il cappellino in testa. Cioè bisogna essere meno ipocriti. Grazie signora. Grazie Chetti. A lei, grazie a lei, buongiorno, buongiorno. E questa è un'altra sfaccettatura di quello di cui stiamo anche parlando. Allora abbiamo ancora 5 minuti, 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono. Come avete sentito, ci sono tanti argomenti di cui stiamo parlando oggi. È interessante la riflessione che ha fatto il nostro ultimo telespettatore. Certo, noi però dobbiamo comunque difendere il nostro Made in Italy, ci mancherebbe, però è anche vero che i casi di cronaca che hanno così funestato e tempestato le produzioni italiane ci sono state e hanno avuto eco sicuramente extra italiano. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Chetti, sono Manuel. Buongiorno. Forza Grisi, come sempre, all'inizio ci vuole. Forza anche Novese, va, povera la mia Novese. No, diciamo che poi anche le squadre di Serie D della nostra provincia non stanno andando proprio bene, però vabbè. Vabbè. Io sono un cuore grigio-nero, dunque assolutamente Forza Grisi sempre comunque, e speriamo bene per sabato che abbiamo una partita importante. Vero. A Cittadella. Vero. Incrociamo le dita, l'importante sarà non perdere, almeno quello, poi se vinciamo meglio ancora, le avviciniamo ancora di più in classifica, cioè li raggiungiamo praticamente. Comunque sono intervenuto esco un attimino dai discorsi di queste telefonate, volevo chiedere anche a lei una sua idea, una sua opinione su una cosa, le dico. Sull'affare l'affare Valentino Rossi, che ormai è diventata una cosa a livello nazionale, internazionale, ne parlano in tutti i posti. Io dico una cosa, vedendo le immagini, da certe ognuno vede quello che vuole vedere, chi è contro Valentino Rossi adesso sta dando contro Valentino Rossi, in Spagna ci stanno marciando, però io invito una cosa, ci sono delle immagini che hanno fatto vedere ieri su Italia 1, Studio Sport, che si vede che Marquez va ad appoggiare la testa contro il ginocchio di Valentino Rossi. Secondo me Valentino Rossi non ha fatto, io sono un tifoso di Valentino Rossi, lo ammetto, però se avesse sbagliato veramente io lo direi, sono onesto, però io dico la verità, non è stato colpito Marquez, nel senso, parliamoci chiaramente, ha allargato il ginocchio, è vero, però quello che ha fatto delle porcate, veramente una cosa indegna, è stato Marquez, che ha cercato in tutti i modi di ostacolare Valentino.
Io penso che al suo posto tanti di noi avrebbero reagito anche peggio, perché lì ti giochi il mondiale, e in questo caso è stato fregato Valentino Rossi, come aveva detto. La tattica di Marquez era far perdere il mondiale a Valentino Rossi, praticamente ce l'ha fatta, ce l'ha quasi fatta. Io dico questo, secondo me punirlo così pesantemente, mettendolo ultimo in partenza, l'ultimo Gran Premio, secondo me è una porcata. È stato colpito e Valentino Rossi ha tutte le ragioni per essere incavolato e deluso. Grazie, buongiorno. Grazie Manuel, buongiorno. Abbiamo ancora due minuti in coda di trasmissione, ma che cosa ne penso di Valentino Rossi? Sicuramente è stata una brutta pagina di sport. E l'unica cosa che posso dire è che bisogna fare molta attenzione, perché abbiamo dei campioni che sono morti, non ultimo Simoncelli. Proprio nei giorni scorsi sono stati celebrati i 4 giorni dalla sua morte, e credo che questi giochetti da parte di campioni non debbano essere fatti, sia che li faccia Rossi, Marquez o chi per esso. Credo che loro debbano rappresentare un esempio anche per i giovani che amano andare in moto, e certi episodi vorremmo non vederli mai all'interno dello sport. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Deborah di Alessandria. Buongiorno. Buongiorno, io volevo... Abbiamo un minuto. Sì, guardi, una cosa velocissima. Io ho mia sorella che ha viaggiato per tanti anni in America, e lei lavorando lì arrivava a casa, la cosa più veloce che si cucinava era una bistecca. Quindi immaginiamo l'America, gli allevamenti grandissimi, certo, qualsiasi cosa. Ha detto: ho dovuto smettere di mangiare carne perché mi stava venendo la barba. Quindi era piena di qualsiasi porcheria che c'era. Noi almeno in Italia da quel lato lì dovremmo essere un pochino più tutelati. Va bene, grazie. Prego. Mi dispiace che ha chiamato in coda, altrimenti ne parlavamo un pochino. Chiami un'altra volta, magari. Va bene, anche domani. Volentieri. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Vi devo lasciare alle notizie delle 12.30, vi auguro un buonissimo pomeriggio e ci vediamo domani alle 12 con Filo Diretto. Arrivederci.